Bentornati a SOS Arezzo TV, torniamo qui sulla regionale 71 con Beppe Marconi per parlare, a parte dei flussi che questa strada propone, ma perché c'è questo vezzo, anche pericoloso visto quanto è trafficata, di chi esce da questa zona commerciale dove ci sono questi supermercati, da questo, dal distributore punto vendita, di fare praticamente, nonostante ci sia il divieto di girare qui dal supermercato a destra e dall'altra parte a sinistra, invece nonostante ci sia anche la doppia striscia continua, cosa fanno? Inverso. Qui dal supermercato a sinistra. No, l'obbligo è a destra. Sì, io ho detto l'obbligo, sto parlando di obbligo. Quindi chi esce dal supermercato dovrebbe girare a destra, invece va a sinistra andando nella corsia opposta. E la stessa cosa dal supermercato in senso opposto. Esatto. Ed è un po' pericoloso. Esatto, è molto pericoloso. Perché considera il traffico che c'ha questa strada, è veramente pauroso. Non c'è un attimo di tregua e quindi di conseguenza vedere fare questo tipo di manovre è veramente pericoloso. Io che la faccio quasi tutti i giorni questa strada, vedo appunto quante macchine non rispettano l'obbligo di uscire in destra e questo crea una marea di problemi. Considera che però è facilmente risolvibile il problema, perché con le due rotatorie a distanza così breve, andare alla rotatoria e girare in destra è un attimo, cosa che purtroppo invece la gente non fa. Infatti si tenta di fare, nel senso di la gente a volte attende di se può andare a sinistra, quando proprio non ce la fa allora fa quello che deve fare, va alla rotatoria, se no tenta di tagliare. Hai visto, l'hai fatto? Si va proprio dalla parte esposta rispettando. Eccolo qua, l'abbiamo beccato subito uno. È in continuo, così. La doppia striscia purtroppo non viene mai rispettata. C'è un cartello. È invalicabile quello. Esatto. C'è la doppia striscia continua, il divieto di girare a destra. E nonostante tutto questo, che poi guarda, io se dovessi aspettare il momento giusto per passare in questo inferno, cioè ne faccio tre di rotatorie. È vero, ma poi considera che devi entrare sempre a rischio, sì. Perché devi considerare le distanze, perché di quadrare le macchine ci sono sempre, quindi è veramente a rischio la cosa, e quindi devi rischiare la tua pelle. Anche perché poi dimmi che perdita di tempo è fare 50 metri, c'è la rotatoria. 30 secondi e che gira. Il problema è che poi questa strada è piena di incidenti, continuamente incidenti. Ti rendi conto del flusso che c'è? Senti che flusso che c'è, è impressionante. Per il traffico che ha è molto molto stretta e quindi di conseguenza veramente è un problema. Niente, ci vorrebbe di fare la famosa pretella. Che il sindaco l'ha detto, però non si fa, ha detto che si fa. E chi la fa? Chi la fa? La deve fare la provincia. La provincia dove l'ha i soldi per poter fare la rotatoria? Non ce l'ha. La bretella. Scusa, la bretella. Non ce l'ha, e quindi come fai? La strada è disegnata, ci sono delle opere importanti da fare, tipo il ponte sul Castro, che è veramente impegnativa la cosa. E quindi ci vogliono un sacco di soldi che adesso non so se sono disponibili a poterlo fare oppure no. Comunque qui veramente. E nel frattempo continua qui questo flusso pauroso. Tu vedi, è in continuo. Che inquinamento ci sarà qui? Perché abbastanza. Non la mettono qui una bella centralina? No, l'hanno tolto dappertutto perché sennò è un problema. Perché non la mettono qui? L'hanno tolto dappertutto perché probabilmente dovrebbero chiudere tutte le strade. E questa è un'ora di calma. Sì, perché sono le 4 e mezzo. Questa è un'ora di calma. Mezza alle 6 la sera, alle 5. È una colonna. È una colonna da una rotatoria all'altra. È sempre solo una colonna. E qui si continua avanti e indietro. L'altra volta abbiamo parlato della pericolosità del tratto di Sitorni, del bivio. Esatto. E qui siamo a ridosso della città. Questo pezzo qui, fra la rotatoria di Ceciliano e l'inizio della parte nuova Ponte alla Chiassa, è veramente un imbuto. È un imbuto e è problematico poterci... Ecco in alto. Qui è così, non c'è problema. Non gliene importa assolutamente niente. Si cerca di trovare il pertugio giusto, però in qualche modo, no? Si cerca di bypassare quello che è l'obbligo. Tra l'altro tu condividi che poi qui hanno fatto questa curva, è vero che ci sono le case, però questa curva che poi sposta verso la rotatoria è un po' strana. No, il problema è che la rotatoria andava fatta in quel modo lì, altrimenti non avevano l'accesso le case che sono lì e le attività commerciali che sono. E quindi di conseguenza hanno dovuto spostare l'asse in modo tale da consentire l'accesso alle attività commerciali. Va bene, e come vedete insomma il flusso è continuo, il flusso è abbastanza, ecco, proprio, cioè, perché ha visto noi, sì. Però l'idea era quella, L'idea era quella, era partita in quarta, poi ha detto meglio aspettare.
Bene, e siamo in un'ora calma, pensate quando il sabato qui vengono a fare la spesa, cioè quando c'è una maggiore affluenza. No, tu vieni stasera alle 6, uguale, alle 6 alle 7 vedi che lavoro che c'è. Bene, ci vediamo domani. Ciao.